Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, oggi quasi interamente dedicato alla Santa Pasqua. Partiamo allora dalle Vie Crucis, ieri a Cortona il tradizionale appuntamento a cui ha partecipato il Vescovo Andrea Migliavacca. Che con la tua santa croce hai redento il mondo. Immancabile e partecipatissima, il centro storico di Cortona ha riproposto anche quest'anno la Via Crucis del Venerdì Santo. La storica processione religiosa a cui ha preso parte per il secondo anno consecutivo il Vescovo Andrea Migliavacca vede portare in spalla per le principali strade cittadine da un nutrito gruppo di fedeli gli antichi simulacri provenienti dalle principali chiese cittadine. Immancabile anche la reliquia della Croce Santa custodita nella chiesa di San Francesco. La conclusione in Piazza della Repubblica con l'omaggio ai simulacri santi, con la lettura del Vangelo e con una breve omelia del Vescovo Andrea. Rinascere dall'alto e vivere in quell'amore che è donato e che vediamo in Gesù innalzato come il serpente nel deserto, vuol dire sperare in ciò che sembra impossibile, direbbe San Paolo, spes contra spem. La speranza, anche quando appare ai nostri occhi che non c'è motivo per sperare, rinascere dall'alto, vivere la vita come dono, viverla nell'amore, vuol dire che invece si può sperare. Ciascuno di noi qui presente può chiedersi in cosa della propria vita abbiamo bisogno di riprendere a sperare. Proprio lì, dove è più difficile, e si può sperare, si può vivere una vita nuova che è speranza. Ma credo che tutti questa sera possiamo sperare la pace. In un mondo che ha le tinte oscure della guerra di questi tempi, con tanti che parlano a voce alta di guerra e di armi, noi speriamo la pace. Noi speriamo nella pace, speriamo in quella rinascita che è la novità di vita, che non ci fa chiamare nessuno nemico, ma tutti fratelli, perché possiamo costruire la pace e lo possiamo fare ciascuno con il proprio piccolo contributo e cominciando a sperare. Anche questo è un rinascere dall'alto e rinascere nell'amore. Ecco, sia questo la Pasqua di quest'anno come augurio per tutti noi, per tutti voi. Un augurio di una rinascita e sia il desiderio di vivere, la bellezza della vita che abbiamo davanti e che possiamo percorrere e la speranza che ci accompagni nei momenti difficili e che ci aiuti a vedere la luce che è in mezzo a noi. Auguri a tutti. E allora la pace nel messaggio appunto del Vescovo. Da Gaza arriva invece la storia di Decio Visci, di un medico anestesista di Arezzo che lo scorso dicembre ha risposto alla chiamata della Marina Militare offrendo la propria disponibilità e professionalità proprio per curare i feriti della striscia di Gaza. Una storia raccontata oggi dalle colonne virtuali di Arezzo Notizie. Per un mese il medico ha lasciato il proprio lavoro all'interno delle sale operatorie dell'ospedale San Donato, scegliendo appunto di mettersi a disposizione di chi in questo momento sta letteralmente vivendo un inferno. Ho visto molti traumi, racconta, ma non ferite di guerra. Queste persone non avevano soltanto le ferite visibili che abbiamo curato, ma anche quelle non visibili, fatte di traumi, di lutti da elaborare e di storie da raccontare. Proseguiamo con il nostro racconto delle tante Vie Crucis che si sono svolte nel territorio della provincia di Arezzo. A Castiglionfibocchi c'è stata una particolarità, sono stati coinvolti tanti ragazzi e bambini. Il popolo che al suo arrivo a Gerusalemme aveva accolto Gesù come un re, adesso, spinto dai potenti, vuole che sia condannato a morte.
Tra tradizione e innovazione, la comunità di Castiglionfibocchi è tornata, dopo anni, a rappresentare dal vivo la Via Crucis. Tra le novità di questa nuova edizione, il fatto che tra i 100 protagonisti, ben 80 fossero bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni. È veramente stata una grandissima soddisfazione. Io parlo come organizzatrice, una delle tante organizzatrici di questa manifestazione, ma soprattutto anche come vice sindaco e assessore alle politiche giovanili, perché veramente questa non avremmo mai pensato, ma è stata una manifestazione che ha riunito veramente tutto il paese, dai più piccoli ai loro genitori e ai loro nonni. Questa esperienza è sicuramente un'esperienza entusiasmante per i bambini che recitano delle parti così drammatiche, sono tutti seriamente coinvolti nel rappresentare degnamente questo momento. Basta guardare questi giovani, è una cosa meravigliosa, è veramente è una rappresentazione, però una rappresentazione è data dal cuore, dal sentimento, dall'emozione, dalla felicità e anche da una spiritualità molto importante e profonda. Molto partecipata, forse mai come quest'anno, anche la Via Crucis che si è tenuta a Rigutino. La manifestazione, come sempre, si svolge nello scenario naturalistico della zona dell'antica Pieve, posta lungo il millenario tracciato della Cassia Vetus. Circa 70 i figuranti che hanno risposto all'appello, per loro insomma davvero un sacrificio importante, ci raccontano gli organizzatori, perché come immaginiamo sono tutti volontari e tutte persone che poi fanno parte del paese. Due i volti noti che però abbiamo riconosciuto tra i figuranti: uno è quello dell'onorevole Tiziana Nisini, l'altro invece è quello della collega del Corriere di Arezzo, Francesca Muzzi. Come dicevamo, anche questa una manifestazione molto partecipata e gli organizzatori appunto hanno detto forse mai come quest'anno. E allora lasciamo il tema della Santa Pasqua e passiamo invece ai temi un po' più profani che riguardano appunto questo fine settimana legato alle festività pasquali, partendo dal turismo. Dallo scorso 28 marzo hanno riaperto gli affreschi di Piero della Francesca, che arrivavano da un periodo diciamo di una importante manutenzione, e allora ancora più belli sono oggi visitati da tanti turisti. A destra, sullo sfondo del grande tempio dedicato a Venere, sorto secondo la leggenda dove furono sepolte le croci, Sant'Elena con le sue dame procede al riconoscimento della croce di Cristo. Turisti incantati ad ammirare il ciclo degli affreschi della leggenda della vera croce di Piero della Francesca conservati in Cappella Bacci, uno dei principali motivi per cui visitare Arezzo. E oggi è il nostro primo giorno, aspetteremo lunedì e poi torneremo a casa, sicuramente con il cuore e gli occhi pieni di bellezza e di arte. È l'amore per l'arte a portare i turisti ad Arezzo, arrivano da tutta Italia, ma non solo. Incontriamo infatti una famiglia che arriva dalla Cina. We are from China. Why do you visit Tuscany and Arezzo? Because they are a very beautiful and a history city. Era questo il nostro momento di svago, via. Vi siete regalati, Piero? Sì, davvero, è meraviglioso, veramente, anche emozionante, insomma. L'abbiamo scelta perché non c'eravamo mai stati, abbiamo visitato altre città, Firenze, Siena, però sapevamo che qui ad Arezzo c'era questa chicca della cappella e quindi abbiamo pensato di venire a visitare. È molto bella, molto evocativa, perché non sembra costretta dentro la cappella, ma sembra che gli affreschi ti portino fuori, e quindi è molto ariosa, mi ha dato questa impressione quando sono entrata. Arezzo è dunque meta turistica per Pasqua e Pasquetta, soprattutto per coloro che amano i borghi toscani a misura d'uomo.
I motivi per cui abbiamo scelto Arezzo è per far trascorrere qualche giorno in famiglia, in compagnia di amici, in occasione appunto della Pasqua, e Arezzo ci sembrava una meta ideale, diciamo, come tappa turistica. Non la conoscevamo, per cui abbiamo approfittato di questo lungo ponte, diciamo così. Perché non l'avevamo mai visitata, è una delle città della Toscana che ci mancava e abbiamo deciso di venire qui. Sì. Che avete prenotato Piero? Però. Sì. Sì, alle 3:30. Quindi sì. Tappa... Sì, sicuro, obbligata. C'è un po' di confusione, quindi bisogna prenotare prima, però va bene. E stiamo facendo un percorso, diciamo, nei borghi qua, tra le province di Siena e Arezzo. Quindi una Pasqua toscana. Quest'anno la Pasqua toscana, assolutamente. Sì, si è visto anche le previsioni che in Piemonte non sono proprio bellissime, allora abbiamo deciso di passarla qua in Toscana, molto bello. Parlando sempre di turismo, in questo fine settimana pasquale c'è una novità per Arezzo, un bus elettrico che consente un giro appunto della nostra città. Intanto arrivano i primi dati per quello che riguarda l'affluenza dei turisti nel nostro territorio, c'è un più 6% rispetto allo scorso anno, ma sentiamo ai nostri microfoni l'assessore Chierici. Continua ad essere uno dei principali richiami, Piero Della Francesca. Sì, ci stiamo puntando molto. Noi da quando abbiamo sottoscritto il famoso accordo di valorizzazione utilizziamo, fra virgolette, i musei anche statali per promuovere la destinazione. Destinazione che deve essere anche una destinazione d'arte e in gran parte ci stiamo riuscendo, i risultati già si vedono. Ecco, tante anche le altre attrattive come appunto i musei statali aperti in questi giorni di Pasqua. Sì, i musei statali che peraltro hanno un buon successo. Casa Vasari ha fatto degli exploit che non ci aspettavamo, ovvio che presenze veramente eccessive quasi direi le ha fatti la Basilica. Sono le due, come dire, le due punte di diamante dei musei statali, però tutti i musei hanno avuto un buon risultato, ripeto, anche in virtù di una promozione specifica sulla quale puntiamo tanto perché vogliamo un turismo anche di questo tipo. Tra le novità per questa Pasqua, ma insomma non solo, resterà strutturale quella dell'autobus elettrico. Sì, diventa, come dire, un prodotto a listino, sarà presente in città sempre, ha fatto questo secondo esperimento diciamo, con il nuovo percorso a metà marzo e da Pasqua riprende a pieno regime e con la novità che appena pronto, e dovrebbe essere questione di qualche settimana, il mezzo utilizzato fino ad oggi verrà sostituito da un mezzo più grande, più strutturato, molto più gradevole, ancorché questo sia un mezzo veramente comodo, confortevole, che si muove bene nelle nostre strade. I lavori per la costruzione del Duomo partirono alla fine del 200, promossi dal vescovo Guglielmino degli Ubertini, ma la chiesa ha continuato ad essere rimaneggiata fino ai giorni nostri. Una videoguida, un audio videoguida e un percorso all'interno delle sale del centro storico. Sì, un percorso diverso rispetto a quello di Natale, molto più ampio, chiaramente abbiamo molto più margine di manovra non essendoci la città del Natale, 40-45 minuti di percorso arricchito da commenti audio, da videoguida e dalla peculiarità che credo sarà molto apprezzata dai turisti, perché passare da Borgunto, per fare un esempio, o da davanti alla Fortezza, è chiaro che a bordo di un mezzo elettrico, quindi a impatto zero, credo che sarà molto apprezzato e credo che lo possa essere anche per gli aretini. E allora, per i tanti turisti che magari arriveranno in città e comunque nel territorio dell'Aretino attraverso il treno, c'è una bella notizia, perché proprio il giorno di Pasquetta riaprirà il parcheggio della stazione. I lavori si completeranno entro la fine del mese, ma appunto per lunedì 1 aprile ci sarà questa importante riapertura, 240 gli stalli che saranno a disposizione degli utenti, di cui 16 per i veicoli elettrici e 6 destinati alle persone con disabilità. Non sarà invece purtroppo una Pasqua dolce per i dipendenti del bar dell'ospedale di San Sepolcro, che da 4 mesi non ricevono lo stipendio. Della vicenda è stata già informata la ASL Toscana Sud-Est, che si è già attivata. Sappiamo che, dicono dalla ASL, che i dipendenti da alcuni mesi non ricevono lo stipendio e che cercano comunque di garantire il servizio
Quella che gestisce il bar appunto di San Sepolcro è l'unica società che ha partecipato al bando. Purtroppo non abbiamo, dicono ancora dalla ASL, una graduatoria dalla quale attingere. Stiamo comunque lavorando per predisporre un'altra gara e appunto risolvere il più presto possibile la situazione. Questa mattina è stata ufficialmente inaugurata la nuova scuola materna di Soci, siamo nel comune di Bibbiena, con la quale è stata completata la cittadella scolastica del paese. La nuova scuola dell'infanzia è stata realizzata grazie ad un investimento di 2.300.000 euro ottenuti da fondi ministeriali dedicati proprio alla costruzione di nuovi immobili scolastici. Ogni aula è sostanzialmente una microscuola con tutte le comodità e gli spazi adeguati per le attività dei gruppi, ovvero spazi educativi, bagni e spazi ricreativi. E adesso invece apriamo uno spaccato dedicato alle donne. A quasi un anno dalla sua inaugurazione è stata ricollocata nel giardino Pensile della provincia di Arezzo la scultura che l'AMPI, Associazione Partigiani Italiani, sezione di Arezzo, ha dedicato appunto alle donne aretine cadute nella guerra di liberazione. L'opera è stata realizzata da Federico Randellini e consiste in una lastra in acciaio sagomata con un busto di donna che ha la capigliatura adornata da 172 rose, una per ogni donna appunto caduta. Il basamento porta proprio la dedica l'AMPI di Arezzo alle donne aretine che caddero nella guerra di liberazione. E allora, parlando proprio di donne, vi ricordiamo l'appuntamento che in questo caso cade proprio nel giorno di Pasquetta della nostra trasmissione Fattore di Storie appunto di donne. Nella puntata di Pasquetta avremo come ospite il prefetto di Arezzo Maddalena De Luca. Sentiamo allora un piccolo stralcio. Il nostro Fattore di vuole essere un po' anche una chiacchierata davvero fra donne. Il nostro prefetto ha portato tutta la solarità della sua Napoli, no? Nella forse un po' più fredda Arezzo quando è arrivata, e quindi ecco, già abbiamo detto la città di origine, ma la storia di Maddalena da dove parte? Ecco, qui vado un po' più sul personale, se è possibile. Sì, la città di origine è Napoli, e quindi ho vissuto a Napoli fino alla laurea. La città che naturalmente amo e alla quale mi sento profondamente legata, però devo dire che Arezzo non è fredda per niente, perché ho portato sicuramente tanto di, diciamo, della mia napoletanità in questa terra, però sono stata accolta veramente con molto calore, con molto affetto, un posto dove mi sono trovata immediatamente in sintonia proprio con le persone che ho cercato di incontrare veramente fin dal primo momento. Quindi mi piace essere proprio a contatto con i cittadini, proprio per avere un canale diretto con loro e capire da loro quali sono magari le criticità, quali sono le cose che non vanno e anche le cose che vanno bene. Quindi questo è sicuramente il mio approccio. Per quanto riguarda la mia esperienza, diciamo, personale, sono rimasta a Napoli appunto fino alla laurea e poi devo dire che però già a quell'epoca avevo le idee decisamente chiare. Sì, perché a 18 anni, per un caso fortuito, non avendo alcun precedente familiare, ho conosciuto un prefetto, che era lo zio di un mio amico. Mi chiese di accompagnarlo perché doveva andare da questo zio prefetto, era allora prefetto di Bari. E ho conosciuto questa persona, mi ha colpito profondamente per il suo carisma, per la sua autorevolezza, e quindi in quel momento ho deciso che da grande avrei fatto il prefetto. E quindi ho percorso tutte queste tappe, ma con un obiettivo ben preciso e molta determinazione. Non mancate dunque a questo appuntamento nella nostra programmazione a cavallo, insomma, della Pasqua, dunque il giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile alle 21. Con Fattore di ospite il prefetto di Arezzo. E continuiamo a parlare di Pasqua, ma questa volta sul fronte, diciamo, più gastronomico. Intanto, insomma, questo tanto dibattuto agnello sì, agnello no, ma al di là di questo noi abbiamo trovato una storia davvero singolare, ce la racconta Chiara Sadotti. Si chiama Marisa ed è un'agnellina nata libera e tale resterà proprio pochi giorni prima di Pasqua nel rifugio Agripunk di Ambra.
i genitori vengono da un sequestro qui vicino per maltrattamento e purtroppo sono tra i pochi sopravvissuti, quindi è anche bello che sia nata Marisa. Si tratta di una fattoria del tutto speciale, 25 ettari tra campi e capannoni a disposizione di un centinaio di animali di ogni specie, galline, mucche, tori, pecore, capre, conigli e anche cinghiali come Pablo. Qui infatti tutti hanno un nome e una storia in comune, sono stati tutti salvati da allevamenti, macelli, abbandoni e maltrattamenti. Perché c'è un sistema e una mentalità che sfrutta letteralmente la pelle di altre persone, di altre specie, e ci si sente talmente impotenti davanti a tutto questo che, insomma, partendo dal diventare prima vegetariana, poi vegana, poi altre forme di attivismo. Agripunk è nata nel 2015 da un allevamento intensivo di tacchini. Cioè avere la possibilità di poter far chiudere un allevamento e di tenerlo chiuso era forte, e forte anche la necessità di questi spazi, ridarli in parte alla natura che circonda questo podere e in parte appunto a alcune soggettività che si riescono a tirar fuori da questo sistema. Un rifugio antispecista che più volte nel corso degli anni però si è scontrato con non poche difficoltà, dal rischio di sfratto alla necessità di autofinanziarsi. Non producendo nessun reddito da loro, non sfruttandoli in nessun modo, non abbiamo ovviamente le entrate che ha un allevatore e non abbiamo nemmeno tutta la parte di aiuti, sovvenzioni e finanziamenti che ha invece il settore dell'allevamento. E quindi ci basiamo appunto sul volontariato e sulle donazioni delle persone e facciamo appunto eventi, iniziative varie per mandare avanti questo posto. Un altro must della Pasqua sono ovviamente le uova e i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. Li hanno ricevuti, donati dal Rotary Club. La donazione è avvenuta giovedì mattina e sono stati presenti in questo caso Marco Gennalti, il presidente, che le ha proprio consegnati ai piccoli pazienti del reparto diretto dal dottor Marco Martini. Abbiamo scelto di acquistare le uova, spiega appunto il presidente di Cioccolato, dall'AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, per fare così una doppia donazione. Un altro must della tavola di Pasqua è la panina aretina. E la signora Rita ad accoglierci in casa sua proprio mentre la prepara con il figlio Lorenzo in vista appunto della Santa Pasqua. Panina o panina pasquale è un dolce a base di pasta di pane, arricchito con uvetta, zafferano, spezie e tanto amore. Ci va un po' di noce moscata, un po' di cannella, sì, e il pepe. E un pochino di pepe. Sì. È tipica dell'Aretino e della Toscana. A svelarci tutti i segreti è la signora Rita, che ci accoglie in casa sua mentre la prepara con il figlio Lorenzo in vista della Santa Pasqua. Questa ricetta quante generazioni ha attraversato? Che io sappia, quattro generazioni tutte. Sì, dalla mia bisnonna, nonna, mia mamma, a me adesso, e la trasmetto anche alla mia nipotina. Gli ingredienti fondamentali sono le uvette, che devono essere grosse, tipo lo zibibbo o similare, e poi lo zafferano, che dà un sapore, un aroma particolare a tutto l'impasto, insomma. Tradizionalmente è cotta nel forno a legna, si consuma il giorno di Pasqua da sola o in accompagnamento a cibi salati come il salame e le uova sode. Perché una volta c'era il digiuno eucaristico, andavi alla messa, non dovevi essere digiuna, il giorno di Pasqua dovevi, tutti i giorni, digiuna, e quindi facevi la comunione, tornavi a casa che semmai erano le 10 e facevano colazione con questa panina insieme all'uovo benedetto. Qual è il ricordo più bello di quando era bambina? E noi ragazzi andavamo a togliere le uvette che rimanevano un pochino bruciacchiate per mangiarle, e ci davano le manate perché non volevano che si sciupasse l'effetto, insomma, cioè, sì, quello era subito da andare a mangiare l'uvetta.
Una volta c'era il forno a legna che era in comunità con altri e quindi si davano il turno, ognuno portava le sue panine o il pane, le panine a turno, c'era il forno che accendeva per tutti, eh? Quindi era un momento anche di aggregazione. Due i segreti che ci svela la signora Rita: impastare rigorosamente a mano e assaggiare prima di infornare. E quando la porta in tavola, che momento è per la sua famiglia? Le dico una cosa, la vogliono anche prima di metterla in tavola, già si mangia il sabato sera, la mattina e poi a pranzo viene data proprio come benedizione, però difficilmente resistono a non prenderla prima fino al pranzo. Sì, la mangiano prima. E 100 colombe pasquali sono state invece consegnate agli anziani soli, diversamente abili, e alle famiglie in difficoltà. Si è dunque rinnovata l'iniziativa Oggi Faccio Azzurro della Confartigianato Imprese Arezzo. Come ormai consuetudine da alcuni anni, una delegazione dell'associazione di categoria aretina ha raggiunto le case degli associati ANAP per consegnare questo omaggio pasquale. È tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale da parte di tutta la redazione di Arezzo TV. Ancora un augurio per una serena Pasqua a tutti voi. Grazie per l'ascolto e arrivederci.